19esima edizione dell'Agglutination Metal Festival. Gerardo Cafaro, il patron di questa kermesse, manca poco per i 20 anni. Sì, manca poco e siamo veramente, si può dire, collassati. Credo che sia un'impresa fare una cosa del genere. È veramente, anche se vedremo oggi come andrà, è impossibile ormai più. Veramente sono morto, non ce la faccio. È la prima edizione che viene fatta a Senise dopo tantissime edizioni, un festival nato naturalmente a Chiaromonte, poi delle parentesi a Sant'Arcangelo, prima edizione a Senise. Particolarità all'inizio, ancora devi iniziare il festival, la possiamo fare un primo bilancio? Ma niente, possiamo dire che veramente sono contento che un'amministrazione si sia messa a disposizione, il sindaco sia stato qua a vigilare, a seguire se c'erano dei bisogni urgenti, voglio dire, questa è una bellissima cosa anche per noi. È chiaro che ora speriamo di poter dare noi qualcosa al comune di Senise con una bellissima manifestazione che possa riuscire alla perfezione. Diciamo, l'abbiamo già detto in altre occasioni, l'Agglutination è un festival particolare non solo per quanto riguarda il genere musicale, le varie sfaccettature dell'heavy metal, quindi si potrà conoscere anche per i profani, potranno conoscere anche questo genere in diversi contesti, ma soprattutto perché in 19 anni, diciamolo con grande orgoglio, non è mai successo niente in un festival del genere, a livello di ordine pubblico naturalmente. Io spero che anche questa edizione si svolga in modo veramente da festa di tutto il popolo metal. Loro sono i primi difensori di questa manifestazione, sanno che cosa significa farla e sanno che devono essere anche i primi a difenderla con un comportamento corretto. Prenotazioni fatte in precedenza, arrivano un po' dappertutto i fedelissimi metal. Ma c'è gente che ha fatto addirittura 1000 chilometri dal nord per venire, ce ne sono parecchi. Anche perché insomma la platea dei musicisti è abbastanza ricca, su tutti gli Overkill che oltre 30 anni di carriera, c'è gente che appunto fa migliaia di chilometri per vedere magari soltanto gli Overkill. Eh sì, gli Overkill, questa è l'unica data in Italia, e sono la leggenda del thrash metal, è un'occasione unica da non perdere. Abbiamo fatto dei sacrifici immani, anche economici oltre che organizzativi. Teniamo conto che noi facciamo addirittura 9 gruppi che suonano questa sera, diciamo in questa serata fino a notte, e mettere in campo una produzione di questo, sfido chiunque, non è semplice. Si dice sempre l'ultima edizione è la più bella, per fare un parallelo già con quella dell'anno scorso a livello di costi? No, non c'è paragone, questo è qualcosa di storico per il sud e anche a livello di costi. Sono dei rischi notevolissimi, per questo che io dico il futuro è un punto interrogativo. Per le 20 candeline una piccola anticipazione, ancora molto presto. No, oggi come oggi devo pensare soltanto di fermarmi perché è impossibile, cioè credetemi, si rischia il collasso. Cioè sono proprio agli estremi e spero che almeno tutto proceda come si deve. In bocca al lupo Gerardo e auguri. Crepi, e grazie a voi per l'occasione di far conoscere anche in questa regione questo festival. Veniamo da Cosenza, abbiamo fatto un pullman, siamo una 50 di persone, siamo venuti qui per l'evento per l'Agglutination quest'anno che ha una bella bill. Speriamo che sia una bella giornata, insomma anche il tempo che ce lo permetta. Ascolta, tu l'anno scorso pure hai partecipato a questo evento? No, l'anno scorso no, manco da 2 anni. Ah ecco, non era a Senise, era 2 anni fa Sant'Arcangelo. A Sant'Arcangelo, ecco, sì, ecco, ecco, ecco. Qual è la particolarità di un'iniziativa come questa per un profano come me? L'iniziativa Agglutination, come dice già la manifestazione, agglutinare, nel senso che raccogliere persone, socialità sostanzialmente, poi è l'ascolto di buona musica, musica metal soprattutto, che è quella nostra preferita. Se non ci sei mai stato, ascolterai oggi, magari ti piacerà, diventerai come noi. Anche nell'abbigliamento, certo, magari. Sicuramente, ma l'importante è nella testa. L'importante è nella testa. Ascolta, parlami della realtà di Cosenza, ecco, e in particolare legata a questa realtà, a questo tipo, no, a questo tipo di musica, a questo tipo di passione. Siete delle mosche bianche, delle mosche nere, mi verrebbe di dire, a Cosenza, o vi sono altre?
altri gruppi come voi? Allora, Cosenza, la scena, diciamo, siamo un po' tutti qua, sostanzialmente. Siamo sì delle mosche bianche, volendo nere, ecco, alla fine. Noi ce la mettiamo tutta, cerchiamo di fare il possibile per coinvolgere più gente possibile, perché alla fine è sempre come una festa, sostanzialmente. Ascolta, io non ho detto il tuo nome e ti chiedo scusa. Piero, ma tu sei un ascoltatore, usufruisci della musica o sei anche un... Sono un ascoltatore e un suonatore. Un suonatore di che cosa? Basso. Gruppo che si chiama Dinamite, di Cosenza, formato da poco, da un annetto. Che aspira un giorno ad esibirsi alla Glutination. Aspira soltanto a divertirsi. Questo è il nostro volere, insomma. Poi se capiterà qualcosa di buono, è sempre ben accetto, ovviamente. Però l'importante è divertirsi. Ascolta, noi abbiamo questa percezione dalla Basilicata di Cosenza, di una città dove c'è molta cultura, dove c'è un bel fermento, insomma, mi confermi questa idea che abbiamo? Sì, diciamo che il fermento c'è, non ci sono gli spazi, diciamo, per poter esibirsi, per poter far sì che questo fermento venga fuori, ecco. Però il fermento c'è. Ce n'è pure tanto. Dà una possibilità in più, secondo me, perché ci sono delle finestre di luce che non ci sono in altri posti. Questo evento è una finestra che nel sud è un evento abbastanza raro. E quindi tu dici che la Basilicata è riuscita a cogliere questa senz'altro questa un gradino al di sopra di altre regioni del sud. La Calabria non ci sono le persone interessate a questo tipo di musica, perché purtroppo ci sono molti pregiudizi, non solo per il metro, come in molti altri campi. La cosa più sbagliata è il pregiudizio. Tra l'altro mi dai la possibilità di dire una cosa, sì. Questa iniziativa è da tanti anni che si svolge e non c'è stato mai un incidente, un momento così di tensione. La musica metal, molti pensano che è qualcosa di violento, qualcosa che inneggia, ma invece è qualcosa che unisce, un genere umile, nato dalla strada, che parla della vita sociale, non è un genere che è violento o che dà brutti diciamo messaggi. Che l'usufruitore si sfoga con la musica, sostanzialmente. Ma a proposito di sfogo, ma voi quando ascoltate questo tipo di musica nelle vostre case, nelle vostre abitazioni, cosa succede nei condomini? Io fortunatamente non abito in condominio, non è mai successo niente. L'importante è non esagerare col volume. Da che decibel si parte? Decibel lo stabilisce l'usufruitore. Però poi ci sono le persone che voglio dire intorno. Per gli altri penso sia una questione. No, ma la cosa significativa è davvero che questa iniziativa qui in Basilicata non ha mai creato problemi, anzi ha solo unito e tanti giovani. Ecco, su questo per chiudere, già sono nate delle amicizie in queste occasioni, in questi raduni? Con, per esempio, dimmi qualche altra città d'Italia, con altre realtà regionali magari? Ma anche Bari. Bari. Sì. La Puglia, la Basilicata, anche la Sicilia, pare che ci sono due Puglia oggi qui dalla Sicilia. Ah, ecco. Come li considerate dei fratelli, tra virgolette? Vi sentite un po', tra virgolette, camerati, no? Nel senso chiaramente positivo del termine. Ma al metal accomuna un po' tutti, è una passione che unisce, cioè il metal nasce proprio... Dovrebbe essere lo spirito del rock che poi unisce tutti. Secondo me il rock è stata la carta vincente degli ultimi 40 anni, purtroppo un po' messa da parte dalla cosiddetta società, però è l'unico movimento che è riuscito a creare un connubio di persone in tutto il mondo, no? Perché tu puoi andare in Indonesia, puoi andare in Asia, puoi andare in Africa e troverai sicuramente delle persone che seguono questo genere musicale, per cui secondo me ha portato più benessere di quello che si è portati a pensare. Per concludere, fatti fare una violenza, mettiamo da parte un attimo questo tipo di musica, diciamo della musica tradizionale, tra virgolette, qual è l'artista, diciamo, il cantante che preferisci? Nell'altro campo, diciamo. Allora, i musicisti bravissimi ce ne sono in ogni settore.
Naturalmente la cosa importante è che uno non rinneghi le proprie radici, perché secondo me sono importanti. Cioè, perché questo fenomeno che ha globalizzato il mondo sta cercando di omologare un po' tutti, e secondo me bisogna anche rispettare le proprie radici e quello che da cui una persona viene. Dici un nome però di un diciamo del campo degli altri delle altre espressioni musicali, insomma, ecco. Vorrei dire di importante nel livello. No, dico, lo so che probabilmente sverrai adesso, ma Pausini, no? Queste cose qua. Ma quella è musica leggera italiana, io non la farei rientrare nel campo folk, nel campo della musica tradizionale. Ecco. La musica italiana ha avuto una bella scena, ma io dico che ora è morta. Ora è morta. Cioè, erano grandi artisti. Vabbè, sicuramente Fabrizio De André è un grande artista. Mango, Cosciante, Umberto Tozzi, ma ora invece è solo tutto un mercato. Un business, una moda. Anche questi artisti che tu hai citato, in effetti, ripetono i motivi, in pratica, nella buona sostanza. Cioè, hanno fatto canzoni che sono rimaste. Anche una volta c'era un livello compositivo molto bello, testi molto profondi, significativi. Ora non adesso c'è tra più. X Factor e altre cose di questo genere, chiaramente c'è troppa omologazione e poca personalità. È diventato tutto più superficiale, si mira al mercato, alle mode dei ragazzi. Certo. Invece uno deve scegliere la musica in base alla propria personalità, perché la musica rispecchia la tua personalità. Assolutamente. Ti ci vedi nelle idee. Anche. Perfetto. Invece grazie. Oggi la musica si sta rovinando un po' tutta, perché sta diventando una moda. Magari un ragazzo ascolta musica per moda e non perché si rispecchia in qualcosa, una passione. Comunque, mai rinnegare le proprie radici, questo è quello che pensiamo. Questo è lo slogan di questa giornata, di tante giornate come queste a cui voi partecipate. Grazie ragazzi. Sono in compagnia di Nicola ed Antonio, che sono protagonisti di un gruppo musicale. Ditemi il nome del gruppo. Natron. Io de Natron. Ecco Natron. Allora, iniziamo dalla giornata di oggi. È la prima volta che venite ad Agglutination? No, questo è il terzo anno che vengo. Sono stato l'anno scorso e un paio di anni prima. Bella storia, bella serata. Voi di dove siete? Io di Foggia, lui di Bari. Io di Bari. Quindi siete un gruppo pugliese? Suoniamo in due gruppi. Siamo amici, conoscenti. Ok. Ascolta, noi lo dicevamo a microfono spento, fateci entrare in questa realtà del metal. Ecco, cosa vi spinge a questo tipo di iniziativa? E anche, credo che nel corso dell'anno comunque partecipate ad altre iniziative, ma suonate, quindi vi divertite grazie a questo genere musicale. Ecco, come vi ci siete avvicinati? Beh, niente, per quanto mi riguarda è cominciato casualmente. Un amico comprò un disco degli Iron Maiden e me lo fece ascoltare, mi è piaciuto, quindi poi di lì ho continuato. Ascolta, hai dovuto superare qualche pregiudizio o invece è così, diciamo, questa realtà ti ha accolto alla grande da subito? Da parte della realtà sicuramente no, da parte dell'altra gente magari, dalla gente che la vede dall'esterno magari c'è qualche pregiudizio, o almeno c'era, adesso un po' meno. Quali sono le particolarità di questo genere musicale e nel corso dell'anno quali sono le attività che svolgete? La fregna. Beh no, ci sono diversi sottogeneri poi alla fine nel metal, c'è la roba un po' più estrema, la roba un po' più abbordabile anche a chi ascolta roba più leggera. Voi dove c'è un vi po' di tutto. Posizionate? Sul moderato o sull'estremo? Io personalmente preferisco non posizionarmi, perché alla fine ho progetti differenti, roba più melodica e roba estrema. Con Natron stasera suoneremo roba estrema. Ok. Ad Antonio, oltre alla Basilicata, in quale altre realtà siete stati, avete partecipato a raduni come questo? Come gruppo siamo stati in Molise, Campania, Basilicata ancora no, speriamo domani di arrivare anche a questa realtà. Vabbè, la Puglia l'abbiamo girata tutta e abbiamo anche un piccolo tour da fare all'estero, quindi diciamo che le occasioni ci sono, dai, alla grande. Beh, a tutte e due la domanda, vi sentite delle mosche bianche rispetto alla vostra realtà o invece è abbastanza consolidata questa realtà? No, assolutamente, siamo,
siamo alla normalità. È un grande gruppo il loro, eh? Ascoltalo dopo. Ok. Grazie. Allora, quali sono le aspettative per questa serata? Beh, è un bel concerto, quindi spero che si faccia più anche gli anni prossimi. Ascolta, tu sei di Senise? No, sei di? Di Gallicchio. Di Gallicchio. Però dal tuo abbigliamento mi pare che sei assolutamente in linea a questo tipo di genere musicale. Come l'hai scoperto? Con i fratelli maggiori, sorelle e fratelli maggiori. Le colpevoli sono loro. Allora chiediamo a loro. Come vi siete avvicinati a questo genere musicale? Beh, alle superiori abbiamo iniziato con un gruppetto di amici ad ascoltare musica e se è arrivato naturale, che comunque è un genere importante e ci piace un sacco. Anche tu di Gallicchio? Sì, ecco, siamo. Gallicchio è un paese come tanti. Gallicchio è un paesino piccolo. Come si riesce a far convivere questa passione magari anche con qualche pregiudizio? No, per fortuna devo dire che nel nostro paese non ci sono pregiudizi di questo tipo, non c'è la possibilità di esprimerci a livello musicale, però comunque si riesce a camminare per strada vestiti di nero e cattivi senza che nessuno ci guardi male, insomma. Ascolta, nella prospettiva c'è l'idea di organizzare un evento magari più piccolo di questo a Gallicchio? Sarebbe molto bello, ma penso che manchino i fondi e manchi la volontà della comunità in generale, perché comunque siamo pochi ragazzi. Ormai questi paesi della Basilicata la quantità di giovani è diminuita un sacco, quindi non penso ci sia l'occasione, purtroppo. Quindi davvero questa iniziativa è importante per chi gode di questa passione musicale. Qui in Basilicata è un evento molto importante e siamo orgogliosi che ci sia ogni anno, che si riesca a mantenere ancora la tradizione. Perfetto, grazie. Vediamo se riusciamo a raccogliere giusto un saluto da un'altra ragazza di Gallicchio. No, Montemurro. Montemurro, un paese vicino, ecco. Più o meno. Però anche nel tuo caso, un paese piccolo, diciamo, ecco. Come è vivi questa tua passione? Non ci sono pregiudizi nemmeno lì, per fortuna. Ascolta, tu a volte per non passare per una, diciamo, tra virgolette, una provocatrice, dici che ne so, ma a me piace Laura Pausini. No. È il mio più grande nemico Laura Pausini. Ok, grazie. Allora, siamo nel campo sportivo di Senise con Maria, che è una ragazza di Senise appassionata di questo genere musicale, così Maria? Sì, esatto, io amo questo genere musicale. Finalmente è buono che anche a Senise ci sia la Glutination, visto che è la prima volta, di solito la fanno a San Arcangelo, Chiaromonte, per la prima volta a Senise, quindi per me è buono. Ascolta Maria, questa passione tu la evidenzi anche tra le tue amiche, nel tuo gruppo, e ti senti per questo una mosca bianca, o invece è una cosa abbastanza condivisa? Beh, non c'è niente di male avere un modo di fare diverso dagli altri. Il mondo è bello perché è vario. Io con i miei amici siamo tutti così, cioè ci piace, condividiamo lo stesso stile e amiamo questo genere musicale, ma in fondo siamo tutti uguali, cosa cambia? Maria, per concludere, mi dici brevemente, quasi a mo' di slogan, quali sono le particolarità, ecco, delle persone che seguono questo genere di musica? Vi è un tratto comune che vi accomuna tutti? Ecco, quali sono gli elementi di vicinanza? Beh, ovviamente la passione per la musica, non ci vergogniamo di quello che siamo, andiamo in giro come vogliamo perché la musica è la cosa più importante per noi, cioè nel nostro sangue scorre la musica e quindi amiamo non nasconderci, cioè siamo noi. E la libertà e la senza pregiudizi. Certo, sì. C'è un valore in particolare che senti di condividere con tutti gli altri? Un valore... L'amicizia, non so. Beh, ovviamente l'amicizia, perché anche se non ci conosciamo tutti, ma questo genere musicale ci accomuna, quindi è come se fossimo tutti amici. Perfetto, grazie. Ascolta, di solito si dice che in qualsiasi posto del mondo si vada, il laureata lo trovi sempre, è così? Esatto, è così, laurea è ovunque, specialmente nel metal. Va bene, in effetti non è che siamo lontani, però... Lauria appoggia queste manifestazioni musicali che all'apparenza magari sembrano un po' come dire, quelle
Sì, siamo tutti cattivi, capelli lunghi, però in realtà siamo una grande famiglia tutti quanti, qui ci vogliamo, no, mamma non la saluto, qua ci vogliamo tutti bene, è una musica aggressiva, chi piace, una manifestazione come questa in Basilicata è importante. Ecco, tra l'altro abbiamo parlato con l'organizzatore, c'è Gerardo, un sacco di problemi, ecco, veramente, però abbiamo visto tanti pullman da tutto il sud Italia, quindi davvero una manifestazione che merita. Per il genere... Quest'anno, se non mi sbaglio, è il secondo festival metal più grande d'Italia dopo il Sonisphere di Milano, quindi è importante, poi in Basilicata sono gruppi che quando io vado a Milano dico devono venire gli Stratovarius, si mettono a ridere perché non ci credo, no, ma in realtà vengono. Un grazie va all'organizzazione, a Gerardo che si impegna, sappiamo tutti quanti i problemi che c'ha, quindi però bisogna... Ascolta, ci sono dei pregiudizi nell'ascoltare questa musica e soprattutto nel seguire questo tipo di eventi? Beh, i pregiudizi ci sono. Qualche anno fa per questo evento pure la Chiesa, ad esempio, si impegnava per opporsi allo svolgimento del festival, però sono pregiudizi stupidi, perché magari ogni tanto si usa Satana, ma è un imbatto scenico, e molte volte, il 90% delle volte, non si usa, non esiste proprio, è soltanto una questione di immagine a livello noi capelli lunghi, ragazzo borchiato, però qua siamo una grande famiglia, ci vogliamo tutti bene. Andiamo, facciamo passare il microfono. A Fiorella, sì, lo chiamo Fiorella. Fiorella va assolutamente... che intervistata una riflessione su questa giornata, tra l'altro in Basilicata, e dicevamo, abbiamo parlato con l'organizzatore, ci evidenziava tante problematiche nell'organizzare un evento che non è locale, no, e di respiro nazionale. No, vabbè, già il nome agglutination vuol dire agglutinarsi, quindi unirsi tutti assieme. Per noi il metal è un genere di riunione. Ci conosciamo un po' via Facebook, via MySpace, YouTube, in tutta l'Italia, ed è un modo per ritrovarci tutti quanti. Il problema per queste tipologie di manifestazione è che non gli viene dato il credito, la valenza vera, perché vengono gruppi dall'Inghilterra, vengono gruppi comunque anche dall'America. È un festival che c'è da 19 anni. È poco conosciuto perché purtroppo il metal è poco conosciuto nelle nostre zone. E Gerardo si è sobbarcato di parecchi impicci e problematiche, soprattutto a livello monetario, non è facile, perché comunque i gruppi costano anche per pochi minuti, però per una volta all'anno è qualcosa di bello per noi, soprattutto in Basilicata. Qual è secondo te il pregiudizio più sbagliato per un evento come questo? Allora, il pregiudizio più sbagliato è che si pensa che capelloni, borchie, maglie di nero, droga e alcol, invece molti non appoggiano questa tipologia di pensiero. Io, come parecchi altri, non bevo, non fumo, però amo il genere, ma semplicemente perché è un modo per distaccare dalla realtà, è diverso da tutti gli altri generi, quindi è tutta un'altra cosa. Ascolta, ma tu quando metti il CD, no, a che livello? Tu abiti in una casa, diciamo, isolata, no, a 100 km dall'abitato, o in un condominio dove praticamente... No, abito con tutti gli altri parenti, ma ormai lo sanno, quindi... Parte il fuoco nel balcone. Federico, per te questa giornata è una giornata di svago, ovviamente, certo. E poi cos'altro è? Beh, una giornata, appunto, come ha già detto Fiorella, per unirsi, per trovare altra gente con i tuoi interessi, con le tue passioni. Alla fine il metal è anche proprio un modo per stare insieme, non è la solita musica che si ascolta, e a volte ci sono molti pregiudizi proprio su questo tipo di musica. Beh, non è così, anzi, molta gente che ascolta questo genere di musica è molto meno violenta e soprattutto molto più amichevole rispetto ad altre, senza dubbio. È normale, i pregiudizi ci sono, però siamo qui anche per smontarli. Ascolta Federico, quando si va a questo tipo di eventi, tu sei un ragazzo, chiaramente per le ragazze al contrario, si cerca anche un po' di, che ne so, di guardare la ragazza interessante. Tu in questi eventi ti è capitato di... Vabbè, diciamo che oggi io sono fidanzato, quindi...
No, quindi non mi permetterei mai, anche perché può darsi che la mia ragazza ci vedrà. Quindi meglio non dire cose che, di cui mi potrei pentire. No, vabbè, però è capitato l'anno scorso. Comunque, ripeto, è un modo per trovare anche gente con i tuoi stessi interessi, quindi ben venga, diciamo. Perfetto, grazie. Allora, abbiamo fatto davvero un bellissimo incontro. Una mamma di Senise che è sotto il palco, a non perdersi nemmeno un minuto dell'esibizione di Lorenzo Marchio e del gruppo dei Reburne, gli amici d'infanzia praticamente. Il cantante è un amico dell'asilo praticamente, quindi sono cresciuti insieme e hanno cominciato questo percorso fantastico. Lui da bambino suona e vuole continuare nel campo della musica, scrive i testi, le musiche insieme agli altri, diciamo che è il leader del gruppo, e quindi è felicissimo di questo evento nel paese della mamma, insomma. Certo. Ci diamo del tuo ovviamente, no. Ascoltami. Abbiamo intervistato molti ragazzi, parlavamo dei pregiudizi, no? Voglio dire, Senise è una realtà, diciamo è un paese come tanti in Basilicata, ecco, io vedo ad esempio i tuoi orecchini con il teschio, allora mi viene da dirti, ma tu diciamo nei giorni normali esci così a Senise? Diciamo che io, vabbè, il teschio è entrato a far parte, diciamo, del mio abbigliamento, anche perché facciamo parte di un gruppo di Harley Davidson e quindi di un gruppo, allora insieme a mio figlio, perché lui è anche un biker e quindi... Ma lui risiede a Senise, tuo figlio? No, noi abitiamo a Roma, ecco. Però spessissimo veniamo a Senise, infatti Pasqua scorsa siamo stati qui e lui si fermerà anche fino a dopo il 16, insomma. Ok. E quindi ti dicevo, nella vita normale, nella vita quotidiana, diciamo, magari ci pensi una volta in più a metterti l'orecchino, ormai, voglio dire, hai acquisito? No, diciamo che già di diversi anni, e quindi l'orecchino, tra l'altro questi orecchini me li ha regalati lui, comprati al Motor Day dello scorso anno, e quindi è stato anche così un auspicio, li ho voluti mettere per lui come regalo che mi ha fatto. Ecco, qual è lo spirito di chi segue questo tipo di musica dal tuo punto di vista? Allora, dal mio punto di vista, confesso che prima di lui non ascoltavo questa musica. A me ho cominciato ad interessarmi anche perché lui dentro casa ovviamente suona, e quindi un po' per abitudine, un po' perché ho cominciato proprio ad apprezzare il ritmo, mi piace tantissimo, io lo ascolto anche in macchina. C'è anche il fratello che è piccolino, ma è un batterista. A che livello di volume lo ascolti? A me piace ascoltarlo a un volume molto alto e in macchina soprattutto, con le cuffie, perché veramente più ascolto più mi ascolta, mi caso. Qualche tuo amico, qualche tua amica ti saluta con il clacson, è come se non lo facesse. Esatto. Poi ovviamente casa nostra è un, diciamo, è pieno di strumenti musicali, anche il fratellino che ha 16 anni, prima faceva il batterista loro quando era bambino, piccolino, però poi crescendo ovviamente ho dovuto toglierlo, insomma, perché era troppo piccolo. E suonano anche insieme, diversi generi, e quindi in casa si ascolta di tutto. Dalla musica classica al country, al jazz e al metal. Qual è secondo te il pregiudizio più stupido che viene evidenziato nel parlare dei gruppi e di questi eventi? Secondo me il pregiudizio non ascoltano molto la musica, ma li giudicano per come si presentano. Il tatuaggio, i capelli lunghi. In realtà io ho conosciuto molti ragazzi, anche perché insegno, ho molti ragazzi a scuola e loro stessi hanno dei pregiudizi, mentre altri, quelli che appartengono a questo mondo, li riconosci dalle magliette, no? Hanno spessore questi ragazzi, non sto parlando solo di mio figlio, quindi secondo me il pregiudizio, eccolo lì il cantante, adesso arrivi
il pregiudizio è anche nel modo di vestirsi, di come si presentano. Ascolta, tu ci hai suggerito il titolo, perché a questo punto il titolo dovrà essere l'insegnante metal. Assolutamente. Io sono ovviamente insegno materie artistiche, quindi in un liceo artistico, allora diciamo il bacino d'utenza è più vicino a me, no? Certo. Ascolta, e invece ecco il figlioletto. Il figlioletto? Mi sta disturbando? Buonasera, buonasera. Buonasera. Stiamo facendo una bellissima intervista, tra l'altro hai una mamma splendida, una mamma insegnante splendida. Esatto, Disenise. Disenise. Davvero. Sì, sì, una mamma veramente metal, tra l'altro. Assolutamente, chiedevamo qual era il rapporto con te, come stava, come era emersa anche questa passione, perché lei in una prima fase ti ha solo osservato, poi invece si è appassionata, esatto, e con la sua macchina ad alto volume in città gira con l'ho educata bene. Infatti hanno avuto un'intervista da Isoradio tempo fa, era tarda, insomma tarda serata, io ho ascoltato in diretta e parlava anche insomma della mia macchina, il gruppo. Ascoltate, cosa rappresenta per voi Senise? Noi siamo un giornale locale ed è importante per noi sottolineare questo aspetto. Quando venite a Senise... Non ho parole per descrivere. No, allora, prima voglio esprimere io. Io sono andata via, che ero diciamo, dopo le scuole medie, ma sono sempre legatissima alla mia terra, ci torno volentieri. E quindi per me ha avuto un valore che mio figlio oggi suonasse qui in diciamo, una manifestazione così importante, quindi sono legata. Lui... Io ci ho lasciato il cuore a Senise. In tutti i sensi? No, in tutti i sensi no. Una parte però sta qua e sta sempre qua. Ascolta, dici brevemente, allora tu sei il responsabile della passione di tua madre. Esatto, e anche la passione per le moto Harley Davidson. Ce l'ha detto. E tu invece come hai scoperto questo genere? Come ho scoperto? In realtà secondo me non siamo noi questo genere di persone che scopriamo questo genere, ma questo genere che scopre noi. Secondo me, beh, comunque ero piccolo, 12-13 anni, con qualche CD che mi sono ritrovato tra le mani di cugine, amici, e è stato l'amore a primo ascolto, facciamo. A primo orecchio, sì, sì. Direi. Però loro anche sono i migliori. Parlavamo dei pregiudizi, tua madre già ci ha evidenziato un po' questa problematica nel mondo dei giovani, no? Magari a quelli a cui piace Laura Pausini, Claudio Baglioni, ecco, come vi vedono? Ah, sicuramente l'Italia non è il paese più né adeguato né educato per un tipo di musica del genere, però secondo me abbiamo ancora buone speranze, cioè secondo me è questione di educazione, di informazione. Bisogna far ascoltare di più. E di pregiudizi, purtroppo il pregiudizio è un problema. Ascolta, gli eccessi, no? Intervistavo qualche tuo collega, si parlava per esempio di questa cosa del demonio, no? Che poi nel 90% dei casi non viene nemmeno citato nelle canzoni. Ecco, dimmi un tuo parere su questo. Allora, per citare le parole di un chitarrista famoso, Kerry King degli Slayer, si parla del demonio solo perché è più interessante, chi ne parla, ma non c'entra nulla. Questi sono stati pregiudizi lanciati dai mass media in America tanti anni fa per cercare di contenere questa ondata di musica che si era sparsa in tutto il mondo. Quindi sono tutti pregiudizi, come dicevo prima, che è il problema fondamentale. Pregiudizi. Chiediamo anche all'insegnante, all'educatrice, che ci può aggiungere qualcosa in più su questo tema. Io sono d'accordissimo con lui, cioè io ho detto il pregiudizio anche di come si vestono, eccetera. Lui da musicista ovviamente ha meglio reso la parola pregiudizio, insomma. Ascolta, nei tuoi sogni vi è un giorno di far salire tua madre su tua madre e tuo padre, perché so che anche tuo padre. Sì, sì. Senza di loro non sarei stato là sopra e altrove. Quindi. Beh, li abbiamo supportati da bambini, abbiamo investito su di loro, sulle loro passioni. Parlo di lui e scusate, del fratello. Complimenti. Io parlo al plurale perché anche il fratello suona e quindi alla fine abbiamo investito in questo senso, perché devono seguire le passioni, ragazzi. Compl-
complimenti alla vostra famiglia. Io tra qualche minuto vi devo lasciare perché c'è addirittura una ordinazione sacerdotale in un paese vicino. Perfetto. Quindi immaginate i miei stati d'animo. Beh, ci sono anche dei sacerdoti metal, no? Ci sono dei sacerdoti. Certo, non frate, ricordo come frate si chiama. Frate Metallo, che era un gruppo che poi si è convertito e lui è diventato frate e tutti quanti adesso suonano con la tonaca, quindi complimenti. Grazie. Ancora e buona serata, buon grazie. Divertimento. Grazie mille. Solo divertimento, c'è anche altro. C'è altro, c'è tutt'altro, si va oltre, fratellanza, passione, tutto, si va sempre oltre in questo genere, non ci si ferma mai a nulla. Grazie. Grazie mille. Marco, da dove vieni? Crispiano. Si trova? Taranto, provincia di Taranto. Quindi sei un pugliese anche tu a questo festival che ormai è consolidato, è la prima volta o è già da... No, è un paio di volte che vengo. Ah, ti trovi sempre bene? Sì, la voglia. Ascolta, qual è la particolarità di questi raduni? Che vedo tanti metallari. In genere nei miei paesi non... E quindi è un modo anche per avere coraggio. Aspettiamo una volta all'anno per venire qua, quindi... Ascolta, ma in Puglia non vi sono eventi di questo tipo? No. Ah, caspita. C'è più il punk hardcore in Puglia, che non il metal. Ascolta, ti senti Mosca Bianca? È un po' sì, per quello che hai detto prima, rispetto... Che senso? Nel senso che siete pochi, no? Rispetto, diciamo, alla moltitudine. Ah, sì, la voglia, ma noi siamo i migliori. Ecco, quindi meglio... Siamo Puglia, ma noi siamo i migliori. Ascolta, un suggerimento all'organizzazione di Senise. Cosa vorresti che si facesse ulteriormente per fare in modo che queste serate fossero indimenticabili? Far venire altri gruppi, ma molto famosi. Molto famosi. Anche un po' di birra. Ok, grazie ragazzi, ciao. Grazie. Ciao. Allora, poteva mancare Spinoso, assolutamente no. No, Spinoso, anche se con una piccola rappresentanza, ormai da 7 anni è a questo evento. Un bel gruppo quindi che segue questa Glutination, tra l'altro organizzata da un lucano, da un chiaramontese che sta investendo tantissimo su questo evento. Forse il primo grazie andrebbe proprio detto a lui, vero? È un grande grazie a Gerardo perché comunque fa sta cosa da molti anni in un ambiente in cui non è facile comunque proporre un tipo di musica come heavy metal. Quindi sicuramente grande onore a questa persona per quello che ha fatto gli ultimi anni. Ascolta, tu sei anche un musicista e quindi fai parte di un gruppo metal. Rock, però sì. Rock. Però diciamo in qualche misura, diciamo sì. Ecco. Ma tu a Spinoso riesci a fare questo genere di musica o... No, purtroppo sono dovuto andare via a Milano per poter fare questa cosa, però ho sempre la speranza che i ragazzi giù del mio paese... Quindi non vivi a Spinoso, però sei originario di Spinoso. Torno sempre, okay. Ogni volta che posso torno a Spinoso. Cioè, questa notte andrai a dormire a Spinoso, sì. Insomma. Sì. Ascolta, come vedi questa bella realtà senisese, questo campo sportivo? Davvero pieno di tanti, anche di tanti lucani. Io ho trovato persone di Gallicchio, di Montemurro, quindi davvero una bella rappresentanza. Chiaramente parliamo di mosche... Ti ritieni una mosca bianca da questo punto di vista? Un po' sì, probabilmente. Qui sì, in Basilicata sì, però cioè, secondo me le cose cambieranno. Piano piano ci sarà sempre un avvicinamento, capire che non ci devono essere pregiudizi su questa musica qui. Qual è una cosa che ti ha fatto avvicinare a questo movimento musicale? Qual è, che c'è un ideale particolare, un valore? Non ci sono grossi ideali, semplicemente qua oggi ci sono persone che fanno musica, poi è una questione di gusti a volte perché piace un determinato tipo di musica, però lo fanno e lo fanno con una certa dignità, comunque vengono qui a suonare. Magari in altri generi musicali c'è un po' più di, si va un po' più dietro ai soldi, si segue un po' più la linea economica, queste cose qua. I ragazzi che suonano su questi palchi suonano perché amano la musica, quindi è quel sentimento un po' più, diciamo, pulito nei confronti della musica che ormai oggigiorno tra amici, X Factor, economia, fare i soldi, il mercato della musica si è perso un po'. Quindi a me questa musica mi spinge a venire qui perché è fatta in maniera pura e pulita. Hai fatto lo spot più bello probabilmente per il metal in questo momento, visto i tanti pregiudizi che ci sono. Troppi pregiudizi che ci sono, troppi. La gente dovrebbe conoscere prima e poi giudicare, venire qui, vedere che non ci sono delinquenti, non ci sono satanisti, sono tutti ragazzi che sanno stare insieme e basta.
succedono molti più problemi per il calcio tra i ragazzi e non per questa musica qui.